Gentili signori e signore, buonasera, cari telespettatori che ci seguite da casa, buonasera da Angelo Pitrone, dal Baglio della Luna, nella splendida cornice della Valle dei Templi di Agrigento. Questo è il secondo appuntamento di conversazioni ad Agrigento, questa rassegna di incontri tra arte, letteratura, storia, musica, cucina siciliana, da me curata e realizzata con il contributo del Centro Culturale Pierpaolo Pasolini, del Consorzio Turistico Valle dei Templi e del distretto turistico anche Valle dei Templi, dei club service della città, della condotta Slow Food, con il patrocinio ancora della Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali e il patrocinio del Touring Club Italiano. Questa sera l'appuntamento si articola in due fasi. Nella prima fase avremo come ospite Vitolo Monaco, presidente del Centro Studi Pio La Torre e autore insieme a Vincenzo Vasile del libro Siciliani Pio La Torre. Con lui parleremo della storia recente di questa Sicilia per capire cosa rimane delle speranze nate con la democrazia dopo il secondo conflitto mondiale fino agli anni più recenti della crisi, accompagnati dalla voce di Giusy Carreca che ci leggerà alcuni brani e dalle note della chitarra classica di Sonia Zarbo. La seconda parte della serata proseguirà con il jazz, con la musica di Sandro Sciarratta e Pippo Portera, che eseguiranno alcuni brani tratti dalla loro suite Dipilon. Poi ci spiegheranno loro il contenuto di questa musica. Infine concluderemo la serata con le prelibatezze dello chef Luca Paglini del Baglio della Luna, realizzate con i prodotti consigliati dalla condotta Slow Food e il vino biologico della cantina Val di Bella del consorzio Isola Bio di Agrigento. Adesso passo il microfono per un breve saluto al presidente del Club Service Lion di Agrigento, Giulio Saglieva, al presidente del Pasolini Maurizio Masone, a Paolo Pullara, presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi, e la signora Ida Siracusa, responsabile dell'Hotel Baglio della Luna. Aprire questa serata in questo incantevole albergo è per me un grande onore. Ci troviamo in un contesto unico, singolare, bellissimo, al quale come agrigentini siamo abituati e per il quale come agrigentini dovremmo essere molto più orgogliosi. La Valle dei Templi che si trova alle nostre spalle è un dono meraviglioso per la nostra terra. Dovremmo farla diventare un dono che porta frutti. E per me, dicevo, un grande onore essere qui questa sera perché per la prima volta esco come presidente del Lions Agrigento Host e ho veramente il grande piacere di stare con voi e contemplare in questo contesto speciale la profondità degli argomenti che ci sottoporrà Vitolo Monaco quando ci farà rievocare la figura di Pio La Torre, che io ho conosciuto soltanto dalle cronache quando, studente di liceo, venni a sapere che era stato ammazzato. La serata ovviamente sarà allietata anche da una chitarrista della nostra terra, Sonia, e di Palma di Montechiaro. Poi ci sarà il jazz, come abbiamo ascoltato, e credo che questi ingredienti faranno in modo che la nostra contemplazione in questo posto speciale che è la Valle dei Templi sarà certamente ricco. Io vorrei, prima di allontanarmi, così poi non ritorno più qui sopra, vorrei invitare il cerimoniere del Lions Agrigento Host, il dottore Ninni Scimè, ad avvicinarmi. Se il cerimoniere non c'è, il segretario, il dottore Callea, ad avvicinarmi i guidoncini che vorrei donare a Vitolo Monaco, a Sonia Zarbo e agli altri due, in modo che così io sto di là a contemplare, ad ascoltare.
Allora, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Intanto auguri a Giulio Seo, perché è la prima uscita, è un anno, sarà un anno di grande interesse, è la dimostrazione di come la presenza dei club service nella città di Agrigento, in provincia di Agrigento, ha un grande riscontro, e lo si vede anche dall'emozione della partecipazione di Giulio questa sera. Io solamente un saluto anche ai telespettatori che seguiranno. Penso che avete seguito il programma anche di quest'anno, avrete già, a seguito della prima serata che abbiamo fatto con Pasquale Scimeca circa 3 settimane fa, avrete raccolto le idee su cosa vogliamo fare quest'anno. E ora ci saranno degli appuntamenti che saranno uno dietro l'altro, quindi saranno dei venerdì interessanti. E ricordo il venerdì prossimo, dove saranno presenti Cetta Brancato, il magistrato Gaetano Paci e il giornalista Nuccio Di Spensa, sul tema sulla data del 19 luglio 1992. È ieri che abbiamo ricordato le stragi del 92 dei giudici Falcone e Borsellino, e proseguiamo questo lavoro di discussione, di dibattito che ha coinvolto l'opinione pubblica siciliana in questi giorni, e poi proseguiremo il 4, volevo arrivare lì perché il 4 sarà una serata speciale che io prego a tutti voi di appuntarlo. Abbiamo messo su tutti insieme un concerto per il centro storico, abbiamo intitolato il concerto per il centro storico di Girgenti, lo abbiamo voluto tutti i soggetti che hanno organizzato le conversazioni, Consorzio, il Centro Pasolini, Club Service, ma anche l'Arcivescovado di Agrigento, perché ritenevamo di dare un segnale ancora una volta non solo dell'importanza del centro storico della città, ma abbiamo il cuore che piange quando parliamo della nostra cattedrale, che ogni tanto riprendiamo la questione quando c'è l'allarme, poi magari si acquieta in momenti meno complicati, ma la difficoltà c'è, esiste, e lì il problema non se n'è assolutamente andato. L'idea di dedicare una serata attraverso il concerto di Andrea Passigli, che è un pianista che ha studiato tutta la sua vita Schubert, lo ha studiato, ne ha scritto, ha fatto i concerti in tutto il mondo, e che ha accettato di venire ad Agrigento, e sarà, spero, una serata che proseguirà non solo con la visita del Museo Diocesano, ma anche saremo ospite nel giardino dell'Arcivescovato, in questa passeggiata che Sua Eccellenza ci offrirà in quel giorno. Quindi queste serate vogliono essere un momento di stare assieme, per stare assieme, per discutere di questa cosa. E oggi ringrazio Vito Lo Monaco, che ha accettato di essere con noi questa sera, presidente del Centro Studi Piero Torre, perché il 92 è stato l'anno delle stragi, 10 anni prima, quindi 30 anni, a 30 anni esatti, nel 1982 moriva Pio La Torre. C'è una fotografia nel libro che ha scritto insieme a Vincenzo Vasile, una fotografia del giorno della sua morte, quando sul luogo del delitto vengono immortalati in quella fotografia tre uomini che vanno lì da uomini dello Stato a guardare l'eccidio, il risultato di quell'eccidio, ed erano tre uomini che tutte e tre sono scomparsi perché uccisi dalla mafia: Rocco Chinnici, Falcone e Ninni Cassarà, se non vado bene con la fotografia. A dimostrazione che da Piersanti Mattarella, ma ancora prima possiamo andare, fino alle stragi del 92,
c'è una generazione di siciliani, ecco perché gli abbiamo detto questo titolo, una generazione di siciliani che ha dato la vita per questa terra e che in queste settimane tutto il paese sta commemorando, sta ricordando, perché è il momento non solo della memoria ed è anche il momento della riflessione, sempre per non dimenticare. Buona serata. Paolo Pullar, a te il microfono. Buonasera a tutti. Per chi non mi conoscesse, io sono il nuovo presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi, oramai già da qualche mese, da marzo di quest'anno. Ringrazio di essere presenti questa sera. Sono contento che Conversazioni Agrigento prosegua dopo la felice esperienza dell'anno scorso. Ringrazio il Baglio della Luna per aver deciso di ospitare la serata gratuitamente. Ringrazio tutti gli artisti che sono intervenuti pure loro gratuitamente per rendere possibile questa serata, e sono molto contento soprattutto, diciamo, dell'unione di diversi soggetti del consorzio insieme al Centro Pasolini, che hanno fatto partire questa iniziativa, e tutti gli altri che poi si sono uniti per rendere questa serata sempre più ricca. Passo la parola alla signora Siracusa del Baglio della Luna, che ci dirà qualche cosa di più su cosa ci sarà questa sera. Io intanto ringrazio, chiedo scusa perché non sono abituata a fare cose del genere. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio il consorzio, tutto che ci hanno dato l'opportunità di organizzare questa serata. E credo che sia una cosa molto bella, portare ancora cultura ad Agrigento. Prima mi ricordo se ne faceva tanta. E mi auguro che si possa proseguire su questa strada. Grazie a tutti. Thank you.
No, però... 30 aprile 1982, 9:30 del mattino. Non c'erano ancora i telefonini, ma bastò un passaparola commosso e frenetico, sintetizzato nella pagina strappata da un quaderno a quadretti e affissa con lo scotch a una delle statue dei quattro canti nel cuore di Palermo, con l'annuncio in lettere maiuscole: hanno ammazzato il compagno La Torre, tutti al Politeama. Si radunarono poche ore dopo il delitto a centinaia nella piazza più grande della città che 55 anni prima aveva visto nascere Pio. Una delle più grandi piazze d'Europa, la piazza dei grandi comizi quando si facevano i grandi comizi. La stessa piazza Politeama dove il 2 maggio 1982 si sarebbero concentrati in migliaia e migliaia per i funerali. Pio La Torre era di Altarello di Baida, una borgata che i palermitani chiamano anche Mezzo Monreale. Tra i giardini della Conca d'Oro, alle falde di Monreale, sulla strada che da Palermo porta a Bocca di Falco, dalle parti di Pietratagliata, c'era il piccolo pezzo di terra della famiglia La Torre. Pio nasce qui, la vigilia di Natale del 1927, quarto di cinque figli. Il padre di Pio, Filippo, non aveva frequentato le scuole e per i suoi figli, e soprattutto per Pio, vuole un futuro diverso. Pio deve studiare. E così il ragazzo è in parte esentato dal lavoro in campagna, ma per mantenersi agli studi La Torre dovrà fare almeno per un periodo il manovale. E la madre era analfabeta, ma era una donna molto intelligente e anche lei desiderava che i figli fossero istruiti. Lei diceva: figli miei, dovete istruirvi per non fare i braccianti e non morire di fame. A casa Pio dà lezioni di matematica e di italiano ai suoi fratelli, guadagna qualche soldo dando lezioni a una bambina a Corso Calatafimi, studia furiosamente, frequenta la scuola di avviamento, si iscrive all'istituto tecnico industriale dopo la maturità tecnica, consegue in soli 3 mesi la maturità scientifica, si iscrive all'università in ingegneria, poi passa in matematica, per la politica abbandonerà gli studi e li riprenderà in carcere per conseguire un sonante 110 e lode in scienze politiche nel 1962. Ma la mafia, cos'è la mafia per La Torre in quegli anni? È una presenza costante, stabile, organica al tessuto sociale delle borgate agricole di Palermo. E Pio La Torre in quelle borgate fonda ben 3 sezioni di partito nella zona e i mafiosi bruciano la porta della stalla dove il padre alleva dei vitelli, e questo è un chiaro avvertimento. Ad Altarello il capo mafia era un certo Cappellano Salvatore, poi c'era tutta la cricca, ma a quel tempo lui era il primo. Era il capitano. Un gruppo di ragazzi appizza i manifesti, il giorno, l'orario, il punto dove doveva tenere il comizio Pio La Torre. Quando questo vitti tutto questo, Partito Comunista, parla Pio La Torre, Camera del Lavoro di Palermo, pigliò 4 picciutteggi, studo debosciato, stumafiusco, ci rette 1 lira l'uno. Avete a spardari, cominciando da lì e da qua, e quindi spardarono tutti i manifesti appizzati a Via Pitrea, ad Altarello, nella zona dove Pio doveva tenere il comizio. Comunque Pio il comizio l'ha fatto lo stesso, e lui lo chiamò: tu sei un picciotto intelligente, tu farai strada, tu te ne devi venire con noi, che subito ti facciamo diventare... Devo venire con voi, io ho le mie idee e voi avete le vostre. E poi che ha fatto? Avete fatto strappare tutto. Io? No, no, i picciutteggi, foro, i picciutteggi. Sì, i picciutteggi. Però le picciutteggi ci rette 4 soldi l'uno. Sti cose non si fanno. Un giorno Totò Uturrittisi organizzò un banchetto in trattoria ad Altarello e mandò un giovane ad avvisare il padre di Pio. Buongiorno, zio Filippo. Zio Totò ha il piacere che vos sia questa sera avvicina alla taverna di Altarello. E che doveva fare il padre di Pio? Non che tenesse soggezione, ma era gente... Mio padre era rispettato, si faceva gli affari suoi, ma quella era gente che non andarci la prendevano d'offesa. E allora andò a trovare tutta Acquarume. Mio padre conosceva tutti, dice Pio. Ci andai pure io, che ero piccolo. Uturrittisi ci diceva di vossia a mio padre. Su Filippo, io non mi aspettavo che lei avesse un figlio così intelligente. Io ci feci fare un comizio per rispetto suo,
Ma non lo doveva fare sto comizio. Ma se era un altro il comizio, non lo doveva fare lì davanti alla parrocchia. Ma trattandosi di vostro figlio, io ci uffici fari. Però deve cambiare partito, Zufili. Sto partito noi non lo possiamo digerire lì, in Russia. Ma in Italia sti cosi non si usano. Deve venire con noi. Noi subito lo facciamo diventare deputato. Ho visto che sa parlare, ma non contro di noi. Su Filippo, traccheggia, lo convincerò, parlo con mio figlio, per ora è accecato. E a Pio consiglia di stare attento. Sono capaci di tutto. Prendono due picciotti, ti spiano e ti tirano due scopettate. E gli trasmette il messaggio. O cambi idea o vai via. Io non cambio, dice Pio. E Pio va via. Fa rabbrividire il fatto che questo dialogo si sia svolto 35 anni prima del delitto, a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dell'esecuzione, ad opera di altri picciotti che avevano spiato la torre e lo fulminarono con la variante più moderna delle scopettate. Ostinato e irrequieto, la torre allora si distacca dalla famiglia. Dopo qualche tempo si sposerà con una compagna che ha conosciuto in federazione, Giuseppina Zacco, e comincia così la sua avventura. Grazie. Allora, grazie a Giusi per averci dato un po' questo ritratto di Pio La Torre. Noi questa sera iniziamo da questo personaggio, da questo libro soprattutto, per allargare il discorso a quello che era il sogno di una Sicilia diversa 50 anni fa e quali sono le prospettive oggi con le ultime notizie dalle borse, dalla politica siciliana e romana di questa Sicilia in default, come si usa dire, con un termine ormai entrato nelle abitudini di tutti noi. Proprio ieri era un altro anniversario, cioè ormai la Sicilia è costellata di anniversari funebri purtroppo e le date sono sempre particolari, cioè ormai andiamo avanti con il ventennale, con il trentennale di fatti che hanno in qualche modo inciso nella nostra storia, nella nostra immagine di terra, del sole, del mito e di quant'altro. Ecco, io vorrei iniziare questa serata. Poi un'altra cosa ancora che mi incuriosiva dalle celebrazioni che venivano fuori ieri sera tra i mezzi di informazione, la radio, la televisione, cioè c'è un'enorme quantità di libri usciti in tutti questi anni che in qualche modo spiegano, raccontano episodi o le ragioni delle stragi, dei delitti, delle ipotesi le più svariate, che poi cambiano continuamente. Ma purtroppo non si arriva mai ad una verità assoluta. Vedi il caso Borsellino, proprio l'ultimo processo che si sta rifacendo a Caltanissetta. Ecco, io vorrei iniziare chiedendo proprio a Vito Lo Monaco, che è l'autore di questo libro, da cosa nasce l'esigenza di raccontare la vita e il lavoro di Pio La Torre negli ultimi anni della sua vita? Sì, grazie per avermi invitato, ringrazio gli amici e vedo che qui siamo tanti ad essere testimoni d'epoca, quindi, perché io e Vasile eravamo allora lì. Vasile era caporedattore dell'unità regionale, io ero nel gruppo dirigente regionale e poi vedo qui tanti amici, da Giusi a Maurizio, a Masona, a Di Falco, a Santa Maria, a Capitano, a Lauricella. Eravamo lì, qualche capello ovviamente più scuro, come è ovvio. Il libro perché nasce, l'occasione è il trentesimo, ma nasce anche da un lavoro di studio, di introspezione che il centro studi di Pio La Torre, che io dirigo soltanto da pochi anni, che ha fatto fin dalla sua origine, 1986, cioè poco dopo che è stato ucciso Pio La Torre, 30 aprile 1982. E si è posto l'obiettivo non solo di coltivare, come si dice, la memoria,
ma di approfondire l'azione e le conseguenze dell'azione del pensiero di La Torre. Che La Torre è uno di quei giovani che noi definiamo costruttore della democrazia, che all'indomani della guerra, giovanotti, ragazzini usciti dalle scuole, come avete visto dalla nota biografica, autobiografica scritta da Pio La Torre, e si trova con lo sfascio del paese distrutto dalla guerra, con la guerra ancora in corso, perché 43 in Sicilia è libera, ma è ancora l'Italia è divisa, nel 44 ancora si instaura il primo governo, l'autorità italiana con il beneplacito delle truppe occupanti anglo-americane, che quindi l'Italia rientra nel gioco politico internazionale. Questi giovani si trovano di fronte a una scelta: cosa dovrebbero fare per ricostruire questo paese? Loro si pongono il problema di cambiare questo paese. La Torre è una di queste figure, ma è un insieme di un'intera generazione che fa questa scelta, e la fa attraverso i grandi partiti di massa. Cioè non è soltanto una scelta che si fa a sinistra, si fa anche in altre forze politiche democratiche di massa. E contrastano un pericolo, che c'è chi ha sostenuto che la Sicilia doveva far parte dell'Italia. Ogni tanto ritorna questa cosa, come in questi ultimi tempi, e quindi separatismo. Il pericolo che la Sicilia fosse staccata dall'Italia era reale. Ma il separatismo è come lo lessero questi ragazzi, questa nuova generazione, ma anche i vecchi antifascisti che uscivano dalle galere, dalle cause, ai democratici cristiani come Alessi, che si impegnavano in questa battaglia, e leggevano il separatismo come una forma di conservazione dello status quo della Sicilia. E qual era lo status quo della Sicilia? Il 2% dei proprietari possedevano la maggior parte della terra della Sicilia, e tutto il resto, quella divisa tra centinaia di migliaia di persone che vivevano di agricoltura, perché allora il paese viveva di agricoltura, e in quel momento l'agricoltura era la sorgente primaria del bisogno alimentare primario, cioè dare il pane, e il pane si otteneva se si potevano avere terre da seminare. Da questa semplificazione e così via nasce questa esperienza. Il primo governo di unità nazionale riprende i decreti del social riformista Nitti, presidente del Consiglio e ministro nei governi prefascisti, con i quali si dicevano che le terre mal coltivate potevano essere assegnate a cooperative di contadini che le mettevano a frutto. Scusa, nel libro esce fuori questo ruolo determinante e un momento anche fondamentale nella vita di Pio La Torre, cioè l'occupazione dei feudi e l'arresto di Pio La Torre. Farà ben 18 mesi di galera, ne approfitterà ovviamente per studiare, però nella Repubblica Italiana un esponente politico, anche se dell'opposizione, ancora è possibile che nel 1950, marzo 50, poi verrà assolto, perché l'accusa era di violenza pubblico ufficiale. Non era vero. Ecco, non era vero, infatti. Viene carcerato per 18 mesi come un qualsiasi bandito. A quei tempi ricordiamo che imperava il bandito Giuliano in Sicilia, quindi come qualsiasi componente di una banda, appunto, di malfattori, per 18 mesi a Lucciardone. Dicevo, noi abbiamo scelto questo personaggio, questo libro, perché poi lui contiene un po' tutta la storia della Sicilia, cioè appunto dal problema della terra al problema dell'emigrazione al problema, poi vedremo più avanti, dei missili, che poi è la parte forse più conosciuta, almeno per la mia generazione. Ecco, la Sicilia di quegli anni, la Sicilia dell'occupazione delle terre, ecco, che cos'è dalle nostre parti, soprattutto nella Sicilia centro-occidentale? Allora, giusta la domanda, per il contesto era questo: di una Sicilia che deve cambiare e può cambiare se cambia il suo assetto economico-sociale, che era appunto quella ancora fondata sul retaggio del feudalesimo. Il latifondo ancora dominava qui. Ma dietro il latifondo, cioè, ci stavano i baroni e l'aristocrazia terriera che disperdeva la sua ricchezza ormai finale,
in altre cose, ma dentro il latifondo ci stava una classe di difensori del latifondo, e tra questi c'era la mafia. La mafia si qualifica come braccio armato di una classe dominante, e questo è il problema. Il punto di partenza, perché lo voglio sottolineare? Perché questo è il filo conduttore per capire cos'è la mafia. Se noi pensiamo che la mafia sia un fatto esterno alla classe dirigente di questo paese, dall'Unità d'Italia a oggi, non soltanto al dopoguerra, commettiamo un errore, perché sembra che la mafia possa essere cresciuta e prosperare in tutto questo secolo e mezzo, praticamente perché era una grande organizzazione così mitica, capace di dominare tutto. Le cosche mafiose vengono debellate, come nell'Ottocento, come oggi, come ieri, con le leggi di allora e con le nuove leggi più efficienti di oggi, ma si riproducono. E perché hanno potuto attraversare il regime monarchico liberale dell'Ottocento, poi quello monarchico fascista, poi quello repubblicano democratico? Perché c'è una parte minoritaria ma essenziale della classe dirigente, quando intendiamo dire questo intendiamo gli imprenditori, la società, quella parte della società, la politica, gli uomini e le istituzioni, sempre parte minoritaria, che preferiscono, per non accettare le regole della democrazia, del confronto e così via, utilizzare uno strumento illegale che può essere la mafia, come può essere la P2, come possono essere altri poteri occulti utilizzati. E nelle fasi di crisi del paese, ecco la storia del dopoguerra, ma anche prima, se ci fermiamo solo a questo, il libro si tratteggia solo questo, nei momenti di crisi si manifesta anche la violenza sanguinaria. La lotta per la terra è contrassegnata a 47 dirigenti politici e sindacali, qui provincia di Agrigento, da Corso Miraglia, ad altre, quelle più note e così via, ma sono 47 che non... ammazzati, dirigenti, capilega, politici e sindacali, i cui processi non sono mai stati celebrati, tranne due o tre dei casi più eclatanti, da Corso Miraglia a quello di Carnevale, e qualcun altro, Placido Rizzotto, ma nessun altro poi. 47 meno 3 fa 44, quindi non sono pochi. E questo intervento della mafia, braccio violento armato di questa parte classe di gente, si manifesta ogni qualvolta c'è una fase di passaggio alla Repubblica e della democrazia. La prima guerra di mafia, come vedete, intanto il 47, strage della Portella alla Ginestra. I partiti si confrontano, per la prima volta si vota dopo l'esperienza fascista, si elegge per la prima volta con lo statuto, oggi messo in discussione, l'autonomia, la regione con l'autonomia speciale, che ha rango costituzionale, e vince la sinistra, cioè prende più voti la sinistra, è seguita da un altro grande partito nuovo di massa, che è la Democrazia Cristiana, originata dal vecchio Partito Popolare, il cui dirigente aveva scritto il primo testo, 1900, intitolato Mafia, da Caltagirone, quindi non dalla Sicilia occidentale, in cui descrive cos'è la mafia, e se lo rileggete, a parte qualche terminologia primo novecento, vedrete che è di una attualità e modernità. E poi c'è la destra. Se la Democrazia Cristiana si allea con la sinistra, si ha un corso politico. Se la Democrazia Cristiana si allea con la destra, ha un altro corso politico. La strage di Portella indica qual è la strada per seguire, ed è quella che è stata fatta. Gli anni 60, e quindi la colla che si segnate dalla grande strage di Ciaculli. Cos'è? Soltanto la guerra tra bande, tra la Barbera e Torretta e Michele Greco? O è invece il possesso della città di Palermo col sacco edilizio? Dietro che ci sta? Lima, Gioia, Ciancimino, come scritto nella relazione della Commissione Antimafia che si farà successivamente, dopo quasi 13 anni, nel 76. Ma non solo, ma da queste indagini, soprattutto anche lo stesso Falcone. Rispondo, perché questa questione si ripete. 78-83, che è la cosiddetta seconda guerra di mafia, che cosa succede? Ammazzano Reina, segretario provinciale della DC, ammazzano Piersante Mattarella, presidente della regione, decapitano tutti i vertici della polizia, cioè di quelli che inseguivano, che cosa? Questo è il rapporto tra la classe dirigente e questi gruppi mafiosi, e appena arrivano sulla soglia vengono uccisi. La Torre. E che dici dopo? E 92 è lo stesso, solo che la mafia ha perso in tutta questa battaglia, perché con la strage di Ciaculli
E il risultato della mafia qual è? Che finalmente si stabilisce, istituisce la prima commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia e si comincia a discutere questo fenomeno. Fino allora negato, e anche dopo negato. Fino a quando le stragi del 78-82, e il risultato è che uccidono la Torre e poi dopo tre mesi uccidono dalla Chiesa, voluto dalla Torre a fare il prefetto a Palermo con i poteri speciali contro la mafia che non gli saranno dati e così via, quello si mette anche lì e dichiara, e fa un errore, dichiara pubblicamente che vorrà ricercare il rapporto tra i cavalieri del lavoro di Catania e perché come lavorano a Palermo e chi, cioè il rapporto mafia, affari, politica, e il 3 settembre lo uccidono. Il paese si ribella, costringe il Parlamento a prendere atto di questo fatto e sulla base di una grande emozione finalmente viene approvata la prima legge con la quale per la prima volta nello Stato italiano, dal Regno d'Italia alla Repubblica Democratica, si introduce nel codice penale il reato di associazione di stampo mafioso con la confisca dei beni conseguenti a questo fatto. 1982. Questo strumento in mano ai vari magistrati, da Chinnice che si inventa il pull antimafia senza re legge e senza direzione, ma si inventa che cosa? Cioè lavoriamo insieme, non ogni magistrato per fatti suoi, condividiamo le indagini e quindi la memoria, per cui o ci fanno fuori tutti contemporaneamente, ma se ci fanno fuori a uno la memoria non si disperde, viene comunque ucciso. E dopodiché c'è questo strumento che viene finalmente utilizzato da questi magistrati di nuova generazione, diversi da quella della vecchia generazione che negava il fenomeno mafioso. Nelle relazioni dei procuratori molto spesso si negava esplicitamente all'esistenza della mafia, riferendosi a nozioni culturaliste, che era una questione di atteggiamento, e questi siciliani col superego, insomma queste baggianate, senza far capire che la mafia è uno strumento di arricchimento, di accumulazione, come si sarebbe detto in gergo classico, di accumulazione primitiva del capitale attraverso la violenza. Invece di scegliere la libera concorrenza, come si fa in una democrazia e in una economia liberale, utilizzo la violenza per avere un mercato protetto, perché è facile fare la concorrenza ammazzando l'avversario, è più difficile fare la concorrenza innovando il processo produttivo nel quale sono impegnato. Falcone e Borsellino pagano questo, hanno utilizzato quello strumento e hanno portato appunto a compimento il primo massi processo e pagano. Paga Lima, che viene ucciso perché non aveva tutelato gli interessi dei gruppi che aveva protetto, e paga sulla base di che cosa? Sulla base anche di qualche complicità all'interno dello Stato. La trattativa non è trattativa Stato-mafia, tra alcuni apparati dello Stato o uomini degli apparati dello Stato, che c'è sempre stata dall'Unità d'Italia a oggi. Lo spiegava Tajani nell'Ottocento, lo spiegavano i due sociologi giovani della destra italiana, toscani, che nel 76, l'876 venivano qui e ci spiegavano questo fenomeno, e l'hanno spiegato poi tutti gli altri. Certo, oggi la letteratura ha più contesa di questo fatto. Stop, e ritorna Sonia Zarbo per una pausa musicale. E con lei ve la passate meglio che con me, onestamente, perché è molto brava, complimenti. Thank you.
Non lo so. Ritorniamo a questa Sicilia. No, la cosa che a me ha sempre stranizzato della nostra storia è che un po' siamo egocentrici, no? Cioè, un po' pensiamo che tutto quello che succede in Sicilia sia fondamentale per il resto del paese. E forse lo è. Cioè, perché solo in questa regione da oltre 30 anni vengono regolarmente massacrati colonnelli, prefetti, massacrati nel senso che vengono uccisi ovviamente, prefetti, giornalisti, segretari di partito, di governo e di opposizione, non si fa differenza in questo, magistrati in grande quantità e anche in maniera piuttosto eclatante, perché mentre c'è tutta una serie di delitti che vengono eseguiti in maniera tradizionale con armi da fuoco, anche se poi il delitto la torre, vengono impiegati più di 22 proiettili, quindi c'è un vero sì, c'è un grosso conflitto a fuoco, fino ad arrivare all'escalation dei due grossi attentati di Falcone e Borsellino in cui viene usato dell'esplosivo eccetera eccetera. Cioè, voglio dire, sono tutte tecniche che conosciamo per aver sentito i fatti dei colpi di Stato sudamericani. Cioè, sono tecniche della guerra civile che si è svolta nei decenni passati nei paesi centroamericani, no? Dal Nicaragua alla Bolivia, eccetera. Cos'è che accomuna tutto questo? Sicuramente il traffico internazionale di stupefacenti, dove la Sicilia giocherà un ruolo fondamentale, ma non riusciamo ancora a capire qual è il ruolo chiave che svolgerà o che svolge ancora quest'isola nel contesto italiano. Cioè, come fa una terra che ha un PIL che ben tutti conosciamo a incidere poi così in maniera determinante sull'economia di una nazione che sappiamo bene, insomma, non ha solo la mafia, c'ha pure altre disgrazie, insomma, c'ha la camorra e tutto il resto che ci ha fatto conoscere Saviano e i magistrati di quelle zone, l'Andrangheta e quant'altro. Sappiamo adesso benissimo che tutto questo malaffare non è solo nel sud Italia, ovviamente il denaro va dove c'è denaro, quindi è un problema nazionale ovviamente la gestione del malaffare italiano. Ecco, io vorrei chiederti qual è il ruolo della Sicilia degli anni che stiamo trattando nell'economia e nella storia nazionale, cioè cosa incide tutto questo nelle scelte poi del paese. Ma tenete conto? Devi aprire. Teniamo conto di un fatto che la Sicilia è il regno, uno dei due regni, il regno d'Italia ed delle due Sicilie, quindi questa storia, questa isola che ha avuto una sua autonomia statuale addirittura, e quindi una sua lingua, come sappiamo, anche se poi è prevalso l'altro dialetto diventando la lingua nazionale, così. Quindi ha mantenuto sempre e ha avuto una classe dirigente che l'ha tentato di esprimerla e l'ha espressa in vario modo. Allora, nella Sicilia i baroni erano i baroni che rappresentavano la Sicilia come classe dominante, diciamo, ma non esclusiva, perché nel Parlamento feudale c'erano i baroni, ma c'era la rappresentanza ecclesiale e la rappresentanza dei municipi demaniali. Ovviamente la classe dominante era i baroni, quindi con l'interesse prevalente della difesa del loro interesse. Nel secondo dopoguerra, quando si smantella questo retaggio, intanto col Regno d'Italia salta questa autonomia, non viene riconosciuta, rimane però questa rievocazione e questa nostalgia del tempo passato, e la classe dirigente siciliana viene coppettata nella classe dirigente nazionale da Crispi in poi come classe che praticamente accontentata pur di cedere, diciamo, questo antico potere. Rimane però sempre questa presunzione che la Sicilia avesse questa sua, per antico destino, questa sua specialità. Nel dopoguerra ritorna, da un lato con il separatismo, che assieme all'agraria, utilizzando la mafia, la violenza mafiosa, il banditismo e così via,
tenta, diciamo, di ripristinare quell'antico stato di cose per mantenere ovviamente immutato lo stato dei privilegi. E con l'altra parte, ed è la risposta dello Stato democratico che contraddistingue la nascita dello Stato democratico italiano. Lo statuto speciale della regione siciliana viene approvato prima della Costituzione, viene promulgato, poi diventa parte integrante della Carta Costituzionale, e quindi infatti i problemi anche di modifica nascono anche da questa origine. L'autonomia però non è stata utilizzata come autogoverno del popolo siciliano, è diventato uno strumento invece ancora qui appunto di mantenimento dei privilegi, perché Portella decide una scelta di conservazione. Non è più il separatismo, sarà un'altra forma di governo che garantisce certi privilegi. Ovviamente è una situazione mutata, perché un paese modernizza, non è più il feudalesimo che prevale una forma moderna di capitalismo, di apertura anche al mercato globale. Ed è chiaro che tutto questo comporta l'aumento dei traffici, gli scambi e così via. Questo crea una nuova classe dirigente che però utilizza sempre la nostalgia del vecchio potere, dell'autonomia negata alla Sicilia, adesso data ma sempre sacrificata dallo Stato accentratore, per rivendicare sempre nei confronti dello Stato. È la colpa dello Stato se la Sicilia non decolla e così via, che risentite ancora oggi. Dice, ma scusate, dopo 60 anni di autonomia lo strumento che avete avuto in mano non sarebbe stato sufficiente per garantire le condizioni di sviluppo autonomo della Sicilia. Perché non è stato utilizzato questo? Perché la spesa pubblica è diventata una delle grandi sorgenti di questo patto scellerato all'interno della classe dirigente. Allora, se la sanità qui costa di più è perché sappiamo le cose che sono successe, è diventata una delle sorgenti dell'economia illegale e criminale. Se fino a oggi gli stessi imprenditori che fino a ieri andavano a cercare, e continuano gran parte a cercare anche il consenso della cosca mafiosa per poter fare lavoro, per avere l'appalto più facilmente o per essere protetti rispetto alla concorrenza, e invece la parte più avveduta degli imprenditori siciliani si ribella rispetto a questo dato. La posizione della Confindustria esprime questa tendenza. Ci dice qual è il dramma di questa isola. L'isola non può rivendicare da altri quello che compete a se stessa. Noi non possiamo lamentarci che gli altri ci hanno sacrificato se non abbiamo saputo utilizzare le nostre risorse. Allora, la ripartenza e la risorgenza di uno Stato democratico è la rigenerazione della politica, che deve ritornare ad essere quella che fu per gli uomini come Pio La Torre, il servizio per gli altri e non per il consigliere, per il deputato singolo, per il deputato nazionale o il senatore che sia, ma sia uno strumento di servizio per la gente, non per il popolo, così con la demagogia populista che poi non risponde, ma negli interessi concreti. E lo scollamento tra classe dirigente e la gente è questa, e ovviamente in questo scollamento si ritornano e insorgono di nuovo, ecco la fase di passaggio di crisi e la violenza mafiosa che si manifesta in modo diverso rispetto alle stragi e così via, ma che si continua a manifestare ancora oggi. Allora, la mafia non è un fatto siciliano, se è un fatto che appartiene a una parte della classe dirigente ha fatto scuola, e la mafia noi non intendiamo soltanto cosa nostra siciliana, intendiamo l'Ndrangheta, intendiamo la Camorra, intendiamo tutti quei gruppi che vivono nell'economia illegale e che hanno spolpato la Sicilia, tant'è che depredano qui dal racket, dal narcotraffico, dal traffico dei rifiuti, degli esseri umani, da tutti gli traffici illeciti, dalla sanità siciliana, e investono a Milano, magari Milano 2 o altre cose, o in Canada o in Australia e così via di seguito, diventando quindi soltanto, come si operava nella logica del colonialismo, un'isola da spolpare, perché poi la ricchezza la esportiamo in altre aree. E allora la mafia qui è stata colpita nelle sue cosche, ma si è espansa a livello nazionale e internazionale con la rete. Perché? Perché il flusso di denaro dell'economia illegale del mondo, non solo dell'Italia, dell'Europa, ascende a migliaia di miliardi,
E voi pensate che questi migliaia di miliardi vengano conservati sotto il mattone o nel materasso, come si diceva una volta, o non sono nel circuito finanziario? E poiché questi hanno anticipato la globalizzazione finanziaria, l'hanno capita prima dei nostri governanti, hanno utilizzato quel meccanismo. Vai a inseguire i capitali attraverso, come si tenta di fare, di attraverso tutta questa costruzione delle società finanziarie e dei fondi di investimento internazionale. Non a caso tutte le misure previste sia dall'ONU che dall'Unione Europea per colpire il fenomeno della corruzione, del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, che il nuovo modo di esprimersi dell'economia criminale, trovano ostacoli, prima di tutto il mondo finanziario, ma anche sul piano politico. Una delle leggi anticorruzione che è in discussione da mesi nel Parlamento nazionale trova ostacoli. E noi che ci siamo battuti perché il codice del vostro conterraneo Alfano non passasse, perché prevedeva che intanto cancellava la legge Rognone La Torre, quella legge che per la prima nella storia aveva introdotto il reato di stampo mafioso nel codice penale italiano, e poi consentiva che invece dei beni confiscati si vendessero tutti, magari per poter ritornare agli antichi illegittimi proprietari, e invece di rafforzare il potere di nuovo, cioè quello di colpire la finanza e il rapporto mafia affari politica, e invece questo lo mette da parte. E si capisce anche perché, non devo spiegarvelo, io naturalmente siete così adulti quanto me per capire bene qual è la vicenda politica italiana. La trattativa Stato-mafia sta tutta qui. Se non si rompe questo nesso tra questa parte della classe dirigente che utilizza la mafia e i suoi canali, e la finanza che sta in mezzo, e quella parte dell'imprenditoria che utilizza a Milano come a Palermo, come ad Agrigento, questo braccio illegale, noi ci rivedremo qui tra qualche tempo con i nostri nipoti belli cresciuti e continueremo a discutere. Noi diventate vecchi bacucchi. No, ci sono le vicende processuali che in qualche modo sostengono questa tesi, perché nel 2004 vengono riunificati in un unico processo i tre processi Reina, Mattarella, La Torre, quindi i processi di tre esponenti politici. E il PM Di Matteo, parlando proprio nella sua requisitoria, parla di soggetti estranei a Cosa Nostra che ispirarono il delitto La Torre, quindi già in sede appunto giudiziaria tutto questo è stato consolidato. Io darei la voce a Giusy Carrega per un altro intervento. Sì, io ho scelto due brevi interventi tratti dal libro. Lo ringrazio Vito, ovviamente ringrazierei anche Vasile, perché nel leggere questo libro ci sono stati anche dei momenti di commozione, perché io c'ero in diversi di quei momenti, c'ero quando La Torre telefonava a tutte le federazioni della Sicilia la mattina alle 9 per dire cosa avete fatto, cosa si farà, anche alle 7 del mattino. Parlava prima con il segretario di federazione, poi chiedeva il responsabile dell'organizzazione, voleva sapere qual era il piano di lavoro. C'ero quel 30 aprile, mi trovavo a Palermo con due dirigenti di Agrigento perché dovevamo parlare con Pio La Torre, l'avevamo rincorso all'assemblea regionale e poi stavamo andando al comitato regionale a Corso Calatafimi, abbiamo sentito rumori, sirene, ambulanze, là in via, nella via dove è successo proprio l'assassinio. E ci siamo fermati e non si poteva più passare. E c'ero anche quando siamo andati a Roma, quando siamo arrivati a Roma e avevamo raccolto 1 milione di firme e le abbiamo portate a Roma, e c'era questo usciere che ci ha ricevuti e a cui l'abbiamo consegnato. E vi leggo un pezzettino proprio che è tratto dalla Torre Comiso, diciamo. E un altro brevissimo pezzettino che riguarda una figura di Rosario Di Salvo, che era l'autista di La Torre, ma non era soltanto l'autista Rosario. Io l'ho conosciuto, molti che sono qua probabilmente l'avranno anche conosciuto, quelli che hanno lavorato con me in quel periodo. Era una persona molto attenta invece a tutte le questioni politiche ed era stato un fedele amico anche di Pio, era stato sempre presente, molto vicino. E io vorrei ricordarlo.
Emanuele Macaluso racconterà ai giudici dei pronostici cupi e lucidi di La Torre in quei giorni. La Torre venne a Roma il lunedì di Pasqua del 1982, pochi giorni prima della sua uccisione, e venne a pranzo da me con Giuseppina, la moglie. Arrivò un po' prima e facemmo una passeggiata sul Lungotevere. Mi disse una cosa che riferì ai giudici. Bada che ora tocca a noi. Devi avvertire Berlinguer, il gruppo dirigente nazionale, che ora tocca a noi. E io gli chiesi, ma hai avuto minacce? No, no, il mio è un ragionamento politico. Cioè, secondo Macaluso, dal modo in cui erano avvenuti i grandi delitti di Palermo, quello di Terranova e soprattutto tutta la sequenza, aveva avuto la consapevolezza politica di un disegno della mafia, di una mente che colpiva i punti nodali del sistema antimafioso, delle forze che sapevano come stavano le cose. Sono giorni frenetici, giorni appassionanti. Dopo la grande manifestazione del 4 aprile, giorno dedicato alla pace per i cattolici, iniziano i lavori della base di Comiso alla Chetichella. L'ANSA il 5 aprile informa che una squadra di 5 tecnici sta individuando le condotte idriche che collegano ancora le reti generali, gli edifici militari bombardati durante l'ultimo conflitto mondiale e non più utilizzati. Rimangono poche ore. Si apre solo due giorni dopo a Palermo il dibattito su come dare continuità al movimento. Alla fine nasce l'idea nuova e vecchia, al tempo stesso, di una petizione. Siccome deve entrare nel vivo il negoziato di Ginevra tra USA e URSS, sia il governo italiano a dare un contributo alla trattativa, sospendendo i lavori della costruzione della base missilistica. La Torre sprona il partito e i movimenti a gettarsi nella campagna per la raccolta di 1 milione di firme in favore della sospensione dei lavori della base. Il lancio al circolo della stampa di Palermo il 16 aprile è una conferma dell'ampiezza della mobilitazione. Nel giro di pochi minuti prendono la parola rettori delle università, professori, sindacalisti, operai, studenti, preti, suori, artisti e giornalisti. La Torre insiste sul legame con la lotta alla mafia che deve, ripete, essere rilanciata a partire da Comiso. 100.000 firme vengono raccolte solo a Ragusa, altre migliaia nel resto della Sicilia. Anche alla vigilia del 30 aprile La Torre ha redarguito con toni sferzanti quelle organizzazioni che si sono mosse ancora poco e male. Morte nell'uovo, come ama dire con un motto sferzante di tipica matrice contadina. Dopo la sua morte la petizione dilagherà. Fra i 5 milioni di siciliani sono 1 milione ad avere firmato. Una carovana di auto parte per Roma per consegnare nel nome di La Torre e di Salvo al governo la valanga di schede. A ricevere gli scatoloni a Palazzo Chigi i pacifisti trovano un usciere che rilascia una ricevuta compilata con grafia incerta. Ricevo dalle mani di numero 1 milione di firme. La base di Comiso intanto viene costruita, i missili americani sbarcano in Sicilia, ma in un numero minore del previsto. Poi Gorbaciov ribalta la linea di Brezhnev e concorda con Reagan di lasciare perdere l'opzione del confronto nucleare. Il pragmatico La Torre, il realista La Torre, aveva avuto lo sguardo più lungo degli altri. I missili vanno via già 4 anni dopo il suo sacrificio dalla Sicilia. La Torre però era morto e con lui era morto anche Di Salvo. Di Salvo che era un uomo gentile, uno che guidava senza scosse, anche il volante lo teneva con la punta delle dita e parlava piano con una voce profonda e sillabe scandite. Forse parlava piano per non svegliare Pio, che sul sedile accanto crollava in un sonno profondo dopo le ore passate in riunione assemblee. Rosario si piazzava all'ultima fila e se la sorbiva con attenzione tutte le riunioni politiche, perché gli piaceva la politica. Lui in verità aveva trovato un posto in una ditta privata, era passato all'impiego nella contabilità di questa ditta privata. Quando Pio era però rientrato in Sicilia, una sera non aveva trovato l'autista ad attenderlo e avevano chiamato Rosario per rimpiazzarlo rapidamente, perché Pio La Torre doveva andare in giro per riunioni, per assemblee, e Rosario era stato chiamato dal partito per rimpiazzare proprio il buco di questa emergenza improvvisa. E poi, da quel momento, aveva deciso
di rimanere accanto a Pio La Torre, preferendo a un lavoro fisso con uno stipendio regolare un impegno esclusivo che lasciava pochi giorni liberi, anzi poche ore per gite con la moglie e i bambini. Rosario era uno dei pochi che interloquiva sui giudizi sempre netti, spesso duri, del segretario, ma era anche uno dei pochi che riuscisse a scherzare insieme a lui. Solo qualche volta, in rarissime pause, mentre La Torre si dedicava a un impegno più privato o un incontro più riservato, Rosario si assopiva, rimanendo seduto al posto di guida con la nuca sul poggiatesta della Fiat 131 e la bocca semiaperta. E questa è la prima immagine che si vedeva la mattina del 30 aprile in Piazza Generale Turba dal finestrino in frantumi. Rosario, il volto bianco di un uomo che dorme a bocca aperta, seduto al volante. Ma Rosario non dormiva e prima di morire aveva sparato 5 colpi, dirà la perizia balistica, contro i suoi assassini. Uno sicuramente verso il killer che gli si parava di fronte, che per primo, come insegnano i manuali delle operazioni militari, affrontò l'autista per prevenirne l'eventuale reazione. E lo si capiva perché davanti a Rosario, nel vetro semiblindato, c'era almeno un foro d'uscita. Grazie. Allora, i missili a Comiso, come nelle migliori, come nei migliori gialli, ovviamente nel delitto La Torre si apre una pista spionistica, cioè qualcuno comincia tra gli inquirenti a ipotizzare dei servizi deviati, tanto in Italia siamo abbastanza abituati a queste ipotesi, alle volte anche fantasiose. C'era anche un precedente nelle indagini anche di Falcone, anche di Borsellino, esce fuori in alcuni punti, soprattutto nelle confessioni di Buscetta, una sorta di coinvolgimento della mafia con una destra eversiva, quella per esempio del golpe del principe borghese del 70, quindi i contatti esistono, per esempio per l'omicidio Mattarella fu poi condannato un esponente della destra che è tuttora in galera, Fioravanti, no? Lo ricordiamo tutti. Per cui in questo guazzabuglio di ipotesi abbastanza fantasiose o concrete, dipende poi dalle prove che si sono riusciti a trovare, questa fu una delle ipotesi varie. Cosa rappresentò in realtà la vicenda dei missili e il coinvolgimento poi di cattolici, sinistra, ACLI e quant'altro nella lotta per la pace, che poi è continuata negli anni successivi, negli anni 90, con le marce da Assisi, eccetera? Ma ricordate una cosa, la fase del banditismo, il dirigente del servizio di repressione banditismo De Luca, generale De Luca, va, colonnello De Luca in quel caso, va a pranzo con i banditi. E poi vedrete nel corso della storia sempre episodi di commistione, quindi non è un episodio strano. Pio La Torre era un uomo che era seguito da tutta la sua vita, fu seguito dai servizi segreti. Una settimana prima dell'uccisione, vede caso, sospendono il servizio. Falcone che scopre lì che gli mettono la bomba sotto casa e tutti giustamente, lui per primo dice: badate, questa non è questione di mafia, la mafia è soltanto il killer usato per andare a sparare, sono menti raffinatissime, la stessa tecnica delle stragi terroristiche usate, che adottate e copiate da altri modelli terroristici che nel paese sono affermate negli anni 70, terrorismo rosso e terrorismo nero, con tecniche raffinatissime. Far esplodere una macchina non è così semplice, è una cosa, diciamo, complicata, in cui occorrono competenze tecniche e professionali che la mafia riesce ad avere, o qualcuno gliele trasmette, come sta avvenendo fuori il processo, appunto, aperto a Caltanissetta, sul delitto, sulla strage Borsellino, quello che spiega chi è che gli ha rubato la macchina, ma chi gli ha
l'ha istruito per poter, e che gli ha fornito un materiale esplosivo che non era reperibile nella bottega all'angolo di casa. Ecco. Quindi la commistione o l'uso dei servizi o di una parte dei servizi segreti, cioè una parte delle istituzioni, questo c'è sempre stata. La mafia è soltanto l'esecutore. Che vantaggio ne ha avuto? Gli hanno fatto fare il lavoro sporco, ma il lavoro chi l'ha ispirato è quello, il problema che dicevo all'inizio. Fino a quando non comprendiamo questa cosa, avremo purtroppo, non è difficile prevedere che potranno esserci altri fenomeni di questo tipo nelle fasi di crisi e di passaggio del paese, perché queste stragi sono serviti. Uccidere Mattarella o uccidere Moro significava bloccare l'apertura del paese, per la prospettiva, per la crisi politica del paese a sinistra, e si è andato in un altro senso. O fare saltare le Borsellino, Falcone e così via, era un'indicazione per dire non si può andare in una certa direzione, e non soltanto per la legislazione penale, ma soprattutto per gli interventi politici. Tant'è che nel 93 improvvisamente finiscono le stragi, anzi le ultime sono state evitate, una per disguido, quella allo stadio, l'altra non si è fatta più. E allora lo scenario che stiamo vivendo è questo, ed è uno scenario in cui do la risposta per la questione mista che noi scriviamo lì, soprattutto Basile, perché questa è la parte che ha scritto più Basile. E c'è lo scenario internazionale che ha influito sempre sullo scenario nazionale. Il 47 è in un mondo in cui si è diviso in due blocchi, quello Oriente e quello Occidente, e dove c'è comanda l'Unione Sovietica non ci possono essere pluripartitismi e democrazie parlamentari, dove comandano gli americani ci può essere la democrazia ma non ci possono essere le sinistre al governo, se no, si possono avallare anche le stragi come quelle di Portella. Vedete ora, i missili Cobus cos'erano? Era una cosa controcorrente. Mentre l'Unione Sovietica installa i suoi missili, gli SS-20, e quelli rispondono con l'installazione dei cruise per avere missili nucleari a medio raggio uguali e potenti, e decidono che se si vogliono mettere in Germania e in Olanda bisogna metterla anche in Sicilia per equilibrare, se no la Germania non le accetta, e qui si decide di installarle qua, perché così è anche un duplice scopo: per rispondere agli SS-20, ma soprattutto per tenere a bada un po' questi selvaggi all'altra sponda che non si sa bene come si possano comportare, riferendoci ovviamente a tutto il bacino mediterraneo, l'altra sponda si intendono tutti i paesi arabi. E allora c'è una presenza delle forze internazionali? Sì, questa ha determinato anche l'uccisione di Pio La Torre, è una concausa, noi diciamo, perché nel processo è stata accennata ma non è stata esplorata. Non a caso la procura ha deciso di riaprire il processo alla Torre per verificare, ma verificare che cosa? Bisogna sapere, i servizi segreti sia della CIA, quelli italiani, quelli dei paesi dell'ex Senato e quelli dell'altro lato, perché non dobbiamo mai... Ci sono anche quelli dall'altro lato che avevano interesse a che ad esempio la Sicilia non si ribellasse un po' troppo, quindi non si capisce bene, ma i servizi segreti metteranno a disposizione i loro archivi per sapere cosa è successo realmente? Questa cosa si farà un tentativo naturalmente, e gli uomini di governo di allora, che molti dei quali sono ancora vivi, sono in grado, vogliono parlare e così via. Come avete visto non è così semplice in questa... Quindi è un problema reale. In questa battaglia però bisogna sapere che la democrazia deve sciogliere questo nodo, e questo nodo non si scioglie né con l'antipolitica, né con il grillismo, né con il sicilianismo esasperato, e sono mezzi per poter mantenere le condizioni in cui si trova la Sicilia. Ed ecco perché mi permetto, mi perdonerete, che l'unico punto forte della democrazia in questo paese, in questo momento, che non è sopravvissuta, è cresciuta e ha saputo anche difendersi a questi fatti, perché se no non saremmo qui a discuterne naturalmente, è la presenza della Repubblica nel corso di questi anni, e non solo con il settennato napoletano ma anche con quelli precedenti. Hanno mantenuto una fedeltà alla Costituzione parlamentare fondata sui grandi partiti come democrazia parlamentare,
e sui grandi valori che la democrazia ha scritto, sono i diritti di libertà sociale, politica, culturale e così via, e attaccarlo oggi diventa anche un attacco in modo strumentale per poter indebolire la democrazia. Poi se vuole, chi vuole la Repubblica Presidenziale per nascondere altre cose, immaginate una Repubblica Presidenziale con quelli che fanno il bunga bunga al Quirinale, insomma sarebbe un poco ridicola, diciamo, e soprattutto sarebbe una tragedia per questo paese, perché grazie a questa irresponsabilità della classe dirigente siamo in queste condizioni. La Sicilia non è a rischio del folle, come dico, questa è una strumentalizzazione. Io ho attaccato, non ho mai sposato, io non ho alcun diritto di rappresentanza politica, sono presidente di un centro studi, ma quando si è fatta l'operazione del governo Lombardo, io che avevo avuto modo anche di conoscere l'uomo in sé, ma soprattutto l'operazione politica, fin da quando giovane era sindaco democratico cristiano di Gran Michele, quindi diciamo da una vita, e sapevo anche la caratteristica, la peculiarità di questo personaggio, ho detto agli uomini della sinistra che partecipavano, perché finalmente si faceva scompaginare il centrodestra, ho detto: bene, se non sapete utilizzare però questa posizione che voi ritenete di forza per ricollegarvi e rifare politica, cioè interpretando i bisogni della gente e non spiegando alla gente qual è il senso dell'operazione, ma facendo vedere alla gente che non arriva alla fine del mese, al pensionato, al giovane precario e così via, qual è la prospettiva di rinascita che voi, per la quale voi pensate o dite di voler lavorare, badate bene, non otterrete nessun risultato. E infatti avranno ridotto la spesa sanitaria, ma la sanità che sia migliorata non se ne accorge nessuno. Avranno ridotto probabilmente altri sprechi, ma non ce ne accorgiamo. Certo, c'è un bilancio con un buco di 5 miliardi, ma su 27 o 28 miliardi di bilancio. Quindi il problema non è questo, il problema è l'incapacità della classe dirigente di centrosinistra e di centrodestra di ripensare l'autonomia e la Sicilia. E se non hanno chiaro qual è il loro modello di sviluppo a cui riferirsi per poter avere anche conseguentemente le modifiche anche istituzionali che predicano e le leggi conseguenti per affrontare i bisogni della Sicilia, questa Sicilia non vedrà luce, così come questo paese non vedrà luce. Cioè bisogna sapere dove voler andare. Allora si può negare il diritto di fare la legittimità di fare una patrimoniale, ma se continuiamo a colpire i pensionati, i ceti medi, li continuiamo a impoverire, i consumi si riducono, e si riducono i consumi significa recessione, come sta avvenendo. Okay. E questa è la prospettiva di ricrescita, di rinascita del paese? Allora, rispetto a questo, c'è chi ci convince che Grillo con l'antipolitica sono tutti ladri e poi insomma però decide solo lui, che è quell'altro con il populismo che abbiamo sperimentato in queste decenni e mezzo e così via con questo disastro, ma chi è che interpreta il bisogno di risorgenza di questo paese se non c'è una grande idealità, un grande progetto politico, culturale, economico, sociale, come quegli uomini che l'hanno fatto, perché quelli ci credevano, potevano anche, avranno anche sbagliato, perché appartenevano a chiese, tutte, ognuno si sentiva appartenente a una chiesa, quella comunista, quella socialista, quella democristiana e così via, però avevano fede in quei valori e avevano un profondo sentimento di onestà civile e etico che in questo momento qualche volta abbiamo avuto l'impressione che sia mancato. Grazie. Ecco, grazie a te, non puoi tenere ancora. Credo che con questo accenno all'etica fondamentale per andare avanti possiamo chiudere l'incontro con Vitolo Monaco. Io invito di nuovo Sonia Zarbo per un ultimo brano di chiusura e poi vorrei lo chef Luca Paglini e gli amici di Slow Food per una breve nota. Thank you.
Ecco, io vorrei pregare un attimo Sonia Zarbo di dirci quello che ha eseguito questa sera. Bene, io intanto saluto tutti quanti presenti. Ho eseguito brani del Novecento, ho spaziato un po' fra musicisti spagnoli e musicisti anche italiani. Infatti l'ultimo brano che ho eseguito è un tema con variazioni di Luigi Mozzani, che è un musicista del Novecento italiano. Sono brani che ho studiato e che comunque presento agli esami al Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta, che frequento per il penultimo anno del triennio accademico. Quindi sperando di poter raggiungere al più presto la laurea, continuo i miei studi e non so che dire. Ringrazio tutti comunque. Siamo tanti auguri. Forza. Dai. Allora, c'era un piccolo errore, ci sono altri due minuti di una lettura di una lettera di Pio La Torre alla moglie, quindi la parola è brevissima, è una lettera dal carcere alla moglie Giuseppina Zacco, la moglie appena partorito. È stata una lotta magnifica che tu hai affrontato tanto serenamente ed ora il nostro bimbo è una realtà viva e palpitante. Tutta la realtà nel suo sviluppo è una lotta continua di cui il protagonista è ciò che nasce e che si vuole affermare. Lungo e doloroso è stato il parto attraverso cui nostro figlio è venuto alla luce. Nella stessa notte del 9 novembre all'Assemblea regionale siciliana si svolgeva una battaglia pure lunga e penosa, a conclusione della quale veniva partorito un articolo importante della legge per la riforma agraria della Sicilia. Noi, con i nostri ideali, siamo protagonisti di ambedue gli eventi. Qualche giorno prima che Filippo vedesse la luce, tu mi scrivevi che la sua venuta avrebbe rappresentato un nuovo poderoso elemento di forza e di resistenza per noi. Siamo in tre a lottare. Nostro figlio sta a dirci che nonostante tutto si va avanti. Ciò che deve nascere viene alla luce e ciò che deve affermarsi finisce col vincere. Con questa certezza, in ogni momento, potremo vincere ogni debolezza ed ogni eventuale smarrimento. Quando ti sentirai sola, potrai abbracciare il nostro bimbo e quando mi sentirò preso dallo sconforto, penserò più intensamente a te e al nostro piccolo tesoro e mi convincerò che la vita prevale sulla morte e ciò che è nuovo distrugge ciò che è già invecchiato e che alla fine, nella storia, prevale la verità. Grazie. Allora, io a questo punto ringrazio il nostro ospite Vitolo Monaco, Sonia Zarbo, Giusy Carreca e se c'è lo chef Luca Paglini, lo vorrei invitare, eccoci, a dirci che cosa troveremo dopo il concerto di Charrat e Portera. Cosa ha preparato questa sera insieme con gli amici di Slow Food? Allora, buonasera a tutti prima di tutto, benvenuti a questa manifestazione. Questa sera io ho azzardato di proporvi un mondo delle marinature, tutto a base di verdure biologiche, rigorosamente siciliane, e delle marinature a base di pesce, pesce azzurro, del quale i nostri mari sono ricchi, cercando di evitare la cottura. La cottura la fanno succo di limone, soia, pompelmo, frutta in genere, sale e niente di più. Buon appetito. Grazie. Adesso giusto un attimo per sistemare la scena e tra un attimo avremo appunto Sandro Sciarratta e Filippo Portera. Seguiranno appunto queste degustazioni. Oligon, estito zero.
brano era Seikilos, ed era un brano che traeva ispirazione dall'epitaffio di Sicilo. Sicilo, autore greco, presumibilmente contemporaneo di Gesù Cristo, perché la datazione dell'epitaffio viene data intorno al primo secolo dopo Cristo. Questo documento è di importanza, è di grande importanza, perché rappresenta l'unico brano che è pervenuto a noi dalla Magna Grecia completo, anche se breve. Bene. L'epitaffio di Sicilo, lo dico così perché io l'ho letto in greco, ma evidentemente c'è la possibilità di sapere non tutti il greco. Quindi l'epitaffio di Sicilo recita così: finché vivi splendi, non affliggerti per nulla, la vita è breve e il tempo esige il suo tributo. Il prossimo brano si chiama Segui il filo. È un filo, è una via da seguire che unisce nel mondo delle idee, fantasia e realtà. Lo abbiamo voluto dedicare a Frank Zappa. Chi non lo conosce, due righe su Google, basta scrivere Frank Zappa e troverete molto, moltissimo. E comunque, come si può intuire dal cognome, era di origine siciliana, evidentemente. Poi emigrato in America, il padre è emigrato in America e lui poi è diventato uno dei più grandi musicisti, non solo del genere rock, ma anche della musica classica contemporanea. Thank you.
Dal 1978, vi raccontiamo un po' di affari nostri, insomma. Dal 1978 al 1985 abbiamo sperimentato nei locali era un sotterraneo, della torre di Carlo V di Porto Empedocle. Siamo stati lì per circa 7 anni. Abbiamo sperimentato, dove tra l'altro si trovava il nostro laboratorio sperimentale di musica. Stiamo parlando del 78, quindi all'85. Abbiamo sperimentato, e ora ve lo facciamo sentire nella nona versione, perché poi negli anni poi si sono succedute le versioni. Abbiamo sperimentato, dicevo, il concetto di composizione istantanea. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non andavamo semplicemente con uno spartito dove avevamo scritto delle note, ma abbiamo sperimentato di avere come spartito tutta la nostra esperienza, tutto il nostro pensiero, tralasciare la carta e passare direttamente dal pensiero alla musica. Questo brano, questi brani che poi si sono succeduti, li abbiamo chiamati Exit. Dall'etimologia stessa della parola si andava fuori contesto, fuori ogni classificazione, fuori ogni scrittura, e si aveva, come dicevo poco fa, non solo una semplice pagina da eseguire, ma tutto il repertorio delle nostre conoscenze. Ora vi diamo un po' un assaggio di quello della sperimentazione che abbiamo fatto. Thank you.
Questa era la composizione. Scusate, ma c'è troppa umidità. Troppa. Sofistica del Levi. Allora, ora andiamo totalmente in un altro campo. Il prossimo brano è Sophisticated Lady, che forse tutti conoscete come motivo, che si è sentito molte volte. Sophisticated Lady è uno dei brani più conosciuti appunto di Duke Ellington, composto per la sua orchestra nel 1932. L'idea originale a Duke Ellington derivò dalla conoscenza che ha avuto delle sue tre maestre delle scuole elementari, che d'inverno insegnavano e d'estate, tutti i mesi d'estate, andavano in giro, guarda caso, per l'Europa alla ricerca della conoscenza, e a questo punto che dà la libertà. Allora, ora apriamo una piccola, seppur importantissima, parentesi.
Il prossimo brano è Luci d'Africa. È il terzo movimento della suite che abbiamo dedicato alla fame nel mondo. Purtroppo un mondo così distratto non tenga conto, tranne alcuni che hanno dedicato la loro vita per questo problema, per salvare continuamente vite umane. Noi abbiamo solo sentito le cifre e abbiamo visto che più di 20.000 bambini al giorno muoiono di fame. Abbiamo fatto una suite che abbiamo dedicato a loro e a chi si occupa ogni giorno offrendo la propria vita al servizio dei popoli africani e non solo africani. Quindi Luci d'Africa. Thank you.
Sì, signori, prima di concludere il momento musicale della serata, il Consorzio Turistico Valle dei Templi, che organizza le conversazioni insieme al Centro Pasolini, vi informa che quest'anno si è voluto abbinare alle conversazioni anche una proposta di soggiorno ad Agrigento che potete estendere a vostri amici e conoscenti, i weekend delle conversazioni appunto, che prevedono un soggiorno negli alberghi del Consorzio e anche la possibilità di partecipare a delle visite. Ve ne informiamo anche perché le visite sono aperte anche a coloro che non acquistano il pacchetto turistico, ma anche a agli agrigentini stessi. Infatti abbiamo scelto proprio due tipi di itinerari, uno che si svolgerà sabato prossimo, dopo la non domani ovviamente, l'altro sabato dopo la serata con Cetta Brancato, e abbiamo proposto un'intera giornata nella riserva naturale orientata di Monte Cammarata, anche per sfuggire al caldo di questi giorni, che prevede proprio una visita nei boschi della riserva accompagnata da un naturalista, e alla visita del santuario di Santa Rosalia, che peraltro ultimamente è stato ulteriormente valorizzato, perché ne ha parlato Andrea Camilleri in una delle sue ultime opere. E poi per domenica 29 proponiamo sia agli ospiti che appunto vorranno venire a trascorrere il weekend ad Agrigento, sia agli agrigentini, la visita al MUDIA, al Museo Diocesano di Agrigento, e beni culturali del nostro centro storico. Quindi l'invito è esteso a tutti i presenti, amici e conoscenti. Ulteriori informazioni si possono avere all'agenzia Travelgate di via Dante. Il Consorzio Turistico Valle dei Templi quindi vi invita alla prossima conversazione, e concludiamo appunto ancora con la musica. Allora, l'ultimo brano che vi proponiamo è Work Song. Le Work Songs erano i canti di lavoro dei neri africani deportati in America e incatenati nei campi, appunto, e lavoravano così, lavoravano incatenati. Questo lo dedichiamo a tutti i popoli che sulla terra lottano per la libertà. Thank you.
Grazie, alla prossima. Grazie, Filippo Portera al sassofono. Sandro Sciarratta al contrabbasso.